visto 70-80% di persone che sono state spostate con la forza. In Zimbabwe purtroppo c'è la dittatura ed erano lì circondati, fermi nel sole da giorni. Era terribile, senza niente, niente, al sole, senza niente. Passo il giorno dopo ancora lì, passo il giorno dopo ancora lì. Ho detto un giorno verrò da te ad aiutarmi. Quando arriva l'operazione, passa da me, io decido di lasciare la professione qui in Italia per andare ad aiutare quelle popolazioni che sono state dislocate ad Edcliffe Spotter Camp. Il governo era riluttante a darmi il permesso di andare in quei posti perché quelle persone erano ostili al governo, ma alla fine, mi ricordo ancora, dopo un ministro non voleva, alla fine ha detto ma si va, intanto farei una brutta fine. E sono andato lì come presidente di una ONUS che mi ricordo è il vicepresidente era Consiglio Dorino, questa è l'altra cosa. Parto come ONUS e vado lì. La gente deve restare lì. E faccio la prima cosa a un grande corso. È uno dei corsi importanti della città. C'era un baobab, sotto il baobab, che era enorme, c'era con gli strumenti in acqua e a 40 metri di profondità troviamo acqua pura. Una ricchezza immensa d'acqua e faccio un serbatoio da 150.000 litri e faccio altre opere. L'acqua resta sempre, come abbiamo sentito prima, il primo elemento della vita e ne ho fatti molti di pozzi, anche artesiani che non servono a nulla, l'artesiano a 16 metri vuol dire che nessun fondo, invece a 47 metri nella roccia acqua cristallina. Dopo arriva la guerra civile, improvviso, nel 2005, la morte, la distruzione di tutto, delle persone, delle cose. Io mi riesco a salvare, ero insieme a due o tre persone, quindi non è che dico una cosa, sono denunciato per queste cose. Un'esplosione, un linciaggio, riesco a scappare, a salvarmi e torno in Italia. Torno in Italia e dopo l'Africa ritorna dentro, la voglia di tornare, o dico, torno, però è rischioso, trovo una persona qui nel paese, no, ci vengo anch'io a vedere com'è, è qui presente questa persona, ha fondato il centro disabili amici del mondo, viene con me e li conosciamo, non andiamo più in quel posto, perché era l'inferno. Andiamo in un altro posto che si chiama Tombo Rambari, un posto sacro, una collina sacra, e lì incontriamo il priore dei carmelitani irlandesi, 40 anni di Africa, e mi dice: Gabriele, so che tu hai perso tutto a Detecchi, se io ho la possibilità di dirti come farai a riavere tutto, lo puoi sapere. Io ma cosa dici? Che io posso riavere tutte le mie cose, sì, resto adesso. Se tu mi dici, diventerai un uomo che si affida alla provvidenza, che darà il meglio di se stesso al prossimo, diventerai un suo servitore, tu riavrai tutto, tutto. Ti chiamo in una stanzetta, in un momento, e tutti e due, io e questa persona, diciamo, ti crediamo, vai, guarda che è per sempre quello che hai giocato. Va bene, bene, io vi racconto che nel 2006 siamo diventati missionari laici, non abbiamo casa madre, non abbiamo dietro supporti di nessun genere, però sempre siamo partiti da un disabile, perché lì i bambini disabili è facile liberarsene, si buttano nel bosco perché sono un peso per la famiglia, il clan non può vedere quella mamma che ha un bambino disabile. Ho detto no, guardate,
disabili, te lo do io il mangiare, perché non pesi sulla famiglia. E così nasce la storia che i bambini disabili si possono tenere, si possono tenere bene, non ascoltate il clan familiare. Io ve lo do io la famiglia. E la provvidenza dal 2005 a oggi ci ha sempre dato la possibilità di dare 80-100 quintali di farina per loro ogni anno. Naturalmente dopo seguono altre cose, ci sono tante cose da fare, ci sono le famiglie di AIDS, ci sono la gente che ha problemi di sopravvivenza perché non si mangia, ma facciamo quello che possiamo, costruiamo la casa a nostra spesa, affrontiamo le spese del viaggio con la nostra pensione, affrontiamo i trasporti e lo vivere sul posto a nostra spesa, con la provvidenza che siete voi che la facciamo. Abbiamo la possibilità di tenere vivi 40, adesso diventeranno 48 disabili, facciamo qualcosa di concreto, ma andiamo direttamente sul posto a consegnare i soldi, perché l'Africa purtroppo, i governanti sono un disastro, non voglio offendere nessuno, ma sono un disastro, devi essere tu direttamente, altrimenti va disperso tutto. Ma andiamo lì sul posto, controlliamo noi tutto quanto che sia in ordine. Un altro regalo che mi viene fatto dalla provvidenza è che io avevo insistito per anni sulla idea che avevo, perché il popolo africano è ridotto così? Perché il popolo africano non ha voglia di far niente? Perché il popolo africano preferisce star seduto invece di fare? Perché il popolo africano ricorda poco le cose? Erano tutte domande importanti per me, ma sei una persona adulta, e sei sempre la stessa. Non hai voglia di fare questo. Allora ho capito, ho studiato, sono andato avanti 20 anni, sono riuscito a capire. La Pellarla era qui anche nel nostro paese, la Pellarla c'era qui anche in queste zone, la Pellarla nel 1900 ha fatto una strage di persone in Europa. La Pellarla è la prima malattia dell'Africa, perché è legata soprattutto a una cosa: in Africa si mangia solo polenta, il mais, sia di polenta che sia di mais, che sia di orzo, che sia di manioca, ma è sempre farina. La farina non ha la vitamina PP, non ha la vitamina PP, per cui non si sviluppa bene il sistema nervoso, i neuroni. Quindi quelle sintomi di non aver voglia di fare niente, non è colpa loro, è la malattia che li mette dentro questa malattia, come era qui da noi. Quindi bisogna capire che il popolo africano ha questi limiti, perché la colonizzazione non ha fatto altro che aumentare questo, dategli farina, le navi della farina, per renderli sempre più succubi dei loro intendimenti, del profitto, perché tanto loro non se ne accorgono, loro non hanno il cervello, loro hanno l'idiozia. Io questo discorso l'ho fatto una volta in Parlamento, mi sono salvato per un miracolo, perché lì se si va in prigione non si viene fuori, ma lì non si viene fuori. E anche adesso nella mia, essendo presente lì, devo stare molto attento, perché non si può parlare. Una volta sono riuscito a contattare il governo e in agosto il governo ha approvato questa medicina che costa da un milligrammo, questo è un milligrammo che non esiste al mondo, un milligrammo viene da me e dall'Università di Torino, il milligrammo, questo basta dare una goccia a un bambino, una goccia per 3-4 anni dopo lo svezzamento, non viene fuori la pedata. Allora, i documenti ce li ho, io qui in una borsa vi faccio vedere dopo. Tutti firmati dal governo, tutto approvato. Questa è una grande cosa. Se lo Zimbabwe si mette a fare questa vitamina, può darla allo Zambia, può darla agli altri paesi, perché il problema è generale.
Se voi prendete un nero di questi che vedete in giro, gli domandate, cosa hai mangiato? Ma potete farlo anche voi. Vi diranno tutti, polenta, polenta. Con la polenta viene fuori la Bell'Arabia, per quello l'Africa si è seduta. Perché in questi 200 anni non hanno mai cambiato niente dell'alimentazione. Sono persone che non sono più, sono nullità, perché hanno un corpo grande, ma il resto è niente. Capite, se andate ad aiutare le persone lì, bisogna aiutarle sulla strada di quella di che si può modificare la nutrizione, perché il problema dell'Africa è la nutrizione. Dopo, andando oltre questa vitamina che costa 0,20 centesimi di euro per un anno di cura, capite? 0,20 centesimi. Con un chilo si può curare 1 milione di bambini e un chilo di vitamina PP costa 30 dollari, 30 euro. A questo si aggiunge che, mancando la nutrizione, non mangiano carne. Dalla carne ci sono le proteine, si costruiscono il sistema immunitario, non ce l'hanno il sistema immunitario, perché se non avete gli aminoacidi, le proteine, non viene fuori il sistema immunitario. Quindi sono persone che sono esposte a tutti i rischi di qualsiasi virus, lo vediamo anche adesso, ma sono persone ridotte allo stremo, che non mangiano. Sulla nostra casa lì che abbiamo, che dopo la varia, la sera, è tutta un'invocazione, perché lì è la collina di Dio, il loro Dio è Dio, un vari, è tutta un'invocazione disperata. Dio, non sto mangiando da 3 giorni, e lo vengono a urlare anche davanti a casa mia, muoio, capite? Non si può restare indifferenti, devono relazione, prendere delle decisioni, specialmente i loro governi, cambiamo questa storia un po', cambiamo, diamo la possibilità di cambiare. Io la mia battaglia voglio portarla fino alla fine, perché a questo risultato io le approvazioni le ho già, adesso si tratta di mettere in atto, quindi non c'è più i tempi di 20 anni, no, adesso quando ritorno, no, noi incominciamo a produrre. E sarò io in prima persona che dirà no, dovete accettare. Allora, quanto devo ringraziare quelle parole di quel missionario che mi ha detto vai, che tu riuscirai ad avere quello che hai perso, riuscirai a cambiare un po'. E io dico grazie, ma quella persona che cos'era? Era la provvidenza, è la provvidenza. È inutile dire solo che da una persona così vengono l'indirizzo di quella strada che gli uomini dovrebbero prendere, perché se l'uomo vive su questa strada si conquista la vita eterna anche chi vive